Quando mi sono avvicinata alla tesi di laurea, il mio professore, il professor Franco Campi, mi ha suggerito, mi ha consigliato uno studio approfondito su questo personaggio, che non conoscevo. Mi sono imbattuta in un personaggio straordinario, fuori da tutti gli schemi per l'epoca e anche forse per la nostra epoca. Una donna emancipata, intellettualmente e culturalmente molto raffinata, che ha vissuto pienamente la propria epoca e in maniera del tutto indipendente. Grande giornalista, si è formata a fianco dei grandi uomini che hanno fatto e pensato il nostro risorgimento, da Mazzini a Garibaldi, e tutto questo appare in maniera vivacissima e brillante nella sua splendida vita. Per me la scoperta di Jesse White è stata assolutamente casuale. Io non sono uno storico, uno studioso, sono un giornalista e un giorno, andando a spulciare sui lavori di giornalisti di altre epoche, ho scoperto il lavoro di questa donna giornalista e mi sono stupito, perché già parlare e pensare di donne che lavoravano come giornaliste all'epoca è un fatto abbastanza raro e sorprendente. E poi mi sono messo a leggere i suoi articoli e ho trovato, come dire, una giornalista straordinaria, capace di dare insegnamenti e qualche buona dritta professionale anche ai giornalisti che sono al lavoro oggi in un mondo così diverso e così complicato. Antonietta era una mia antenata e per puro caso io ho scoperto la biografia scritta dal marito, la biografia di Antonietta scritta dal marito dopo la sua morte, dal marito Beniamino Marciano, che era anche un letterato. Ho scoperto questo piccolo libro nella biblioteca del nonno De Pace. La storia di Antonietta mi ha affascinato e ho voluto svilupparla in un romanzo, ricostruendo la sua adolescenza, la sua infanzia, di cui nel libro di Beniamino non si fa cenno. E ho dovuto interpretare quello che poteva essere il suo carattere, il suo modo di fare fin da bambina per arrivare a un destino così singolare. Certo. Questa eroina che sale sulle barricate nel 48, vestita da uomo, con un paio di pantaloni di lana grezza, con la capigliatura opulenta che lei aveva rinchiusa in un cappellaccio. Antonietta è un personaggio a tutto tondo, poiché la sua, diciamo così, vocazione politica è molto precoce. Già da giovine, era nata a Gallipoli nel 1818, fu iniziata dal cognato, che era un famoso patriota locale, alla lotta politica, alla quale lei partecipò attivamente, fino al 1849, data in cui il cognato fu imprigionato nelle carceri di Lecce dopo i disordini per la revoca dello statuto del 1848 e purtroppo morì. Questa data segna uno spartiacque nella vita della patriota, che si trasferì a Napoli assieme alla sorella vedova e da lì cominciò ad attivare tutta una serie di trame cospirative estremamente rilevanti. Con Enrichetta Di Lorenzo, quando l'ho scoperta, in me è scattata quasi una molla di identificazione. Io ho ignorato per molti anni
pur facendo ricerca storica sull'Ottocento, l'esistenza di questa patriota, finché non ho trovato alcune sue lettere all'interno di scritti biografici che riguardavano Carlo Pisacane. E leggendo queste lettere ho scoperto tutta una dimensione di doloroso conflitto che lei visse dopo la sua fuga d'amore con Carlo Pisacane, per la quale lasciò il marito, lasciò anche 3 figli a Napoli. E questo suo gesto non fu assolutamente compreso dalla famiglia, dalla madre, dal fratello, che era una famiglia che però lei amava moltissimo. Quindi si aprì un conflitto particolarmente doloroso e reso più duro dal fatto che lei non aveva nessuna intenzione di ritornare indietro sui suoi passi e rivendicava il suo modo di vedere e di agire e riteneva che fossero loro, la madre, il fratello, quelli che vivevano nel contesto del costume tradizionale a dover cambiare il proprio atteggiamento.